ओम नमो भागवते वासुदेवाया 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 Hare Krishna. Dunque, oggi leggiamo dal libro di Krishna, seconda parte, il capitolo 66esimo, dal titolo La liberazione di Pondraka e del re di Kashi. È una storia particolarmente simpatica, perché i cosiddetti avatara, le cosiddette manifestazioni, i sedicenti Krishna, coloro i quali pensano, dicono, affermano di essere Dio, di essere Vishnu, di essere Narayana, di essere un'incarnazione, un avatara, sono sempre esistiti. Anche al tempo, nel tempo, il periodo in cui Krishna era presente su questo pianeta. La liberazione di Pondraka e del re di Kashi. Ecco, inizio così, Srila Prabhupada. Di pazzi e di stolti che credono di essere Dio, ce ne sono sempre stati. Ed è per questo motivo che la storia del re Pondraka riveste un interesse particolare. Perfino quando Dio, Sri Krishna, era presente sulla terra, ci fu uno stolto simile. Si chiamava Pondraka. Mentre Balarama si trovava a Vrindavana, questo re che governava la provincia di Kurusha, uomo sciocco e vanitoso, inviò un messaggero a Krishna lanciandogli una sfida. Vasudeva, il Signore Supremo, era lui, non Krishna. Ancora oggi simili impostori hanno numerosi seguaci e anche allora furono molti gli sciocchi che accettarono Pondraka come la persona suprema. Il re di Kurusha era incapace di valutare la propria posizione, perciò, credendo di essere Vasudeva, fece sapere a Krishna, attraverso il suo messaggero, che lui, Pondraka, era Dio, sceso sulla terra, in virtù della sua misericordia incondizionata, per liberare gli uomini dalla sofferenza. Sostenuto da altri sciocchi stolti che gli stavano attorno, Pondraka credeva di essere Vasudeva, Dio in persona. Ecco, proprio apprendiamo che lui credeva proprio, non è che lo spacciava soltanto questa, millantava questa sua, questa notizia. No, lui proprio pensava, era convinto, assolutamente persuaso, di essere Dio, la persona suprema. Che conclusione puerile! Talvolta i bambini, giocando, scelgono uno di loro e lo eleggono a re, e lo eleggono re. E il prescelto si crede un re vero. Così molti sciocchi scelgono per ignoranza uno di loro come Dio, e nella sua stupidità l'eletto si crede veramente tale, come se Dio potesse essere creato da un gioco o da una votazione. Succubo di questa illusione, Pondraka mandò a Dvaraka un ambasciatore per sfidare la posizione suprema di Krishna. Giunto nell'assemblea reale del Signore, il messaggero riferì le parole del suo maestro. «Io sono Vasudeva, la persona suprema. Nessun uomo può paragonarsi a me». Mi riesce bene? Vero? «Mosso a compassione per le anime cadute e desideroso di alleviare le loro sofferenze, nella mia misericordia incondizionata e illimitata, sono disceso su questa terra nelle vesti del re Pondraka. Tu invece, senza autorità, ti poni a torto come Vasudeva, ma ora devi smettere di diffondere questa falsità. Queste falsità. Discendente della dinastia Yadu, abbandona la tua posizione. Abbandona i simboli di Vasudeva di cui ti sei impadronito senza diritto.
e vieni a sottometterti a me. Se insisti nella tua grossolana impudenza e ignori le mie parole, saranno le armi a stabilire la verità. Udito il messaggio, l'assemblea reale e lo stesso re Ugrasena scoppiarono in sonore risate, ovviamente. L'ilarità dei presenti divertì Krishna, che rispose: questo è il messaggio che devi portare al tuo maestro. Pondraka, sei uno sciocco e un farabutto, e lo dico apertamente. In quanto all'obbedienza, come puoi credere che abbandoni i miei simboli, soprattutto il mio disco? Userò questo disco per ucciderti assieme ai tuoi seguaci. Tu e i tuoi amici, un branco di imbroglioni, morirete per mano mia. Allora, stupido re, dovrai nascondere la faccia per la vergogna, e quando il mio disco l'avrà decapitata, cioè la tua faccia, quando l'avrà decapitata, quella faccia sarà cibo per avvoltoi. Invece di essere il mio rifugio, come ora pretendi, sarai abbandonato alla mercé degli uccelli impuri e il tuo corpo sarà gettato ai cani, che lo divoreranno con gusto. Il messaggero riferì queste parole al suo maestro, che ascoltò pazientemente gli insulti. Nel frattempo Krishna, senza attendere oltre, partì con i suoi guerrieri per punire l'impostore e accerchiò la città di Kashi, dove Pundraka viveva ospite di Kashi Raj, suo amico. Appena seppe dell'attacco di Krishna, il re Pondraka, grande guerriero, uscì dalla città alla testa di due battaglioni Akshauhini. Il re di Kashi lo seguiva con altri tre battaglioni, e tutto sono cinque. Quando i due furono davanti a Krishna, pronti a sfidarlo, il signore vide per la prima volta Pondraka faccia a faccia. Il re di Kurusha... aspetta, vediamo se riesco, metto un'immagine... eccola qua. Il re di Kurusha si era decorato coi simboli della conchiglia, del disco, del fiore di loto e della mazza. Portava a largo Sharnga e sul petto il segno dello Srivatsa. Un falso gioiello Kaustuba al collo e una ghirlanda di fiori completavano il suo travestimento. Vestito con abiti di seta gialla e seduto su un carro con l'effigie di Garuda, era l'imitazione perfetta di Krishna. Portava in testa un casco di grande valore e orecchine scintillanti a forma di pesce spada, ma tutto l'insieme, il vestito, il trucco, era chiaramente fittizio. Chiunque si sarebbe accorto della commedia e avrebbe smascherato l'attore. Davanti a Pondraka, che imitava il suo abito e i suoi gesti, Krishna non poté trattenersi e gli rise in faccia di gusto. Dalle schiere di Pondraka si levarono raffiche di tridenti, mazze, lance, aste, spade, pugnali e frecce. Ma il Signore distrusse tutte quelle armi e insieme i soldati che le avevano lanciate. Sembrava di vedere l'universo incenerito dal fuoco della devastazione. Elefanti, carri, cavalli e fanteria nemica furono dispersi dalle armi del Signore. Relitti di carri e corpi di animali coprivano il campo di battaglia. Cavalli, elefanti, uomini, asini e cammelli giacevano a terra. Il terreno dello scontro, devastato, sembrava il luogo dove Shiva danza durante la distruzione del mondo. Ma i guerrieri di Krishna erano incoraggiati da quello spettacolo e combattevano con maggior valore. Krishna allora si rivolse a Pondraka. Hare Krishna, Bhakta Rosario. Hare Krishna. Krishna si rivolse allora a Pondraka. Tu mi hai chiesto di abbandonare i simboli di Vishnu. In particolare mi hai chiesto di abbandonare il mio disco. E ora è il momento della verità, ma attenzione,
Hai commesso l'errore di imitarmi e di proclamarti Vasudeva, quindi non esiste nessuno più stupido di te. Da queste parole, spiegaci la Prabhupada, da queste parole è facile dedurre che qualunque impostore cerchi di farsi passare per Dio è il più sciocco degli uomini. Krishna continuò. Adesso ti costringerò ad abbandonare il tuo costume. Volevi che mi sottomettessi a te, e questo è il tuo momento. Combattiamo, se mi sconfiggerai, mi sottometterò senz'altro. Dopo averlo severamente rimproverato, Krishna scoccò una freccia contro il carro di Pondraka, facendolo in mille pezzi. Una freccia in mille pezzi ha distrutto già il carro di Pondraka. Poi col disco ha mantenuto la promessa, gli separò la testa dal tronco, proprio come Indra falcia il picco di una montagna con la folgore. Quindi, con le frecce uccise il re di Kashi e gettò la sua testa dentro le mura della città perché la sua famiglia e i suoi parenti potessero vederla bene. Tutto ciò fu facile per Krishna come per l'uragano è facile trasportare un petalo di loto. Un uragano, un petalo di loto, facilissimo trasportare. Dopo aver ucciso Pondraka e il suo amico Kashi Raj, cioè il re di Kashi, il Signore tornò a Dvaraka mentre dai pianeti celesti i Siddha cantavano le sue glorie. Travestendosi sempre da Vasudeva, Pondraka non smetteva mai, in un certo senso, di pensare al Signore. Perciò ottenne la Sarupya, una delle cinque forme di liberazione, e fu elevato ai pianeti Vaikunta, dove i devoti hanno lo stesso aspetto fisico di Vishnu, con quattro braccia e i quattro simboli. Pondraka meditava sempre sulla forma di Vishnu, ma poiché pensava di essere lui stesso Vishnu, la sua meditazione era un'offesa. Sappiamo che noi dovremmo pensare sempre a Krishna in maniera favorevole, e pensare a Krishna in maniera favorevole in essenza significa, come ascoltavamo nella lezione l'altro giorno, di Madhusevi, di Sua Grazia Madhusevi Prabhu, pensare a Krishna in maniera favorevole significa sempre pensare a come renderlo felice, a come renderlo soddisfatto del nostro servizio, quindi a come renderlo felice. Lui invece pensava sempre a Krishna, sì, ma anche Kamsa pensava sempre a Krishna, ma sempre pensava al modo per ucciderlo, no? Quindi non era un pensare a Krishna favorevole, ma sfavorevole. Bene, quindi noi dovremmo pensare sempre a Krishna in maniera favorevole, come ci spiega Srila Rupa Goswami. Ecco cos'è il Mahamantra di Krishna, qual è il senso del canto del Mahamantra di Krishna. Per favore Krishna, impegnami al tuo servizio, per favore energia di Krishna, per favore Srimati Radharani, per favore impegnatemi al vostro servizio. Desiderare di essere impegnati, chiedere a qualcuno per favore impegnami al tuo servizio, significa per favore impegnami in modo tale che in seguito al mio impegno tu possa essere felice, tu possa essere soddisfatto. Quindi in ultima analisi pensare a Krishna in maniera favorevole significa pensare al modo di soddisfare Krishna, di come, e pensare al modo in cui possiamo renderlo felice e agire di conseguenza, ovviamente. Quindi poiché Pondraka meditava sì sulla forma di Vishnu, ma pensava di essere lui Vishnu, e la sua meditazione era un'offesa. Ora però, che era stato ucciso da Krishna, la sua offesa e la sua offesa annullata, ottenne con la liberazione Sarupya la stessa forma del Signore. La testa del re di Kashi, gettata dentro le mura della città, suscitò subito grande stupore. La gente si fermava a gruppi intorno a quella misteriosa palla, ma alla fine si scoprì dagli orecchini che portava che si trattava della testa di un uomo, e le supposizioni sulla sua identità si moltiplicarono. Alcuni pensavano che si trattasse della testa di Krishna.
e che il re di Kashi l'avesse gettata nella città perché il popolo si rallegrasse della morte del nemico. Si scoprì poi che la testa non era quella di Krishna, ma di Kashi Raj stesso. A questa notizia le regine si avvicinarono lamentando la morte del marito. Signore, gridavano, ora che sei morto siamo corpi senza vita. Il re di Kashi aveva un figlio di nome Sudakshina. Non ho capito così. Il re di Kashi aveva un figlio di nome Sudakshina. Compiute le cerimonie e i riti funebri, questi giurò di uccidere Krishna, eccone un altro. Krishna, il nemico del padre, per onorare i suoi doveri filiali e assistito da un sacerdote erudito e capace di aiutarlo, cominciò a rendere culto a Mahadeva, che è un altro nome di Shiva. Mahadeva, il più grande degli esseri celesti, significa Mahadeva, il Deva supremo, Shiva. Il signore del regno di Kashi è proprio Vishvanath, Shiva in persona. E il suo tempio esiste ancora oggi a Varanasi, dove è situato ogni giorno, scusate, dove è visitato ogni giorno da migliaia di pellegrini. Molto soddisfatto dell'adorazione, Shiva volle concedergli una benedizione e a Sudakshina, che gli chiedeva il potere di uccidere Krishna, Shiva consigliò di compiere con l'aiuto di alcuni Brahmana la cerimonia rituale necessaria ad uccidere un nemico, così come descritta in alcuni tantra. Tantra con la T. Tantra. Sudakshina, figlio di Pondraka che voleva vendicarsi. No, scusate, è il figlio del re di Kashi. Scusate, figlio del re di Kashi, il re di Kashi, l'amico di Pondraka. Allora, Sudakshina apprese da Shiva che questa pratica di magia nera, se condotta in modo appropriato, evocava uno spirito maligno di nome Dakshinagni, che avrebbe obbedito a qualsiasi ordine, eccetto quello di uccidere un Brahmana qualificato. Scortato da fantasmi che accompagnavano Shiva, Dakshinagni avrebbe soddisfatto il desiderio di Sudakshina. Vediamo come va a finire questa storia. Incoraggiato da Shiva, il figlio del re di Kashi, si convinse di poter uccidere Krishna. Certo, aveva dalla sua Shiva, è un mostro, uno spirito maligno evocato da Shiva stesso. Quindi, incoraggiato da Shiva, si convinse: sì, posso uccidere Krishna. Fermo nel suo voto di austerità e assistito dai sacerdoti, Sudakshina si dedicò all'arte nera del canto di alcuni mantra. Allora, dal fuoco emerse un essere demoniaco, gigantesco e feroce, che aveva i capelli, la barba, i baffi color rame e sprezzava scintille dalle orbite. Muoveva le sopracciglia, accentuando la sua ferocia, e tirando fuori la lingua per leccarsi le labbra, mostrava i denti, lunghi e affilati. Era nudo e brandiva un tridente enorme e incandescente. Uscito dal fuoco del sacrificio, rimase in piedi col tridente in mano e ascoltò la richiesta di Sudakshina. Poi si diresse verso Dvaraka, scortato da centinaia e centinaia di spettri. Sembrava che andasse a incenerire lo spazio intero. La terra tremava sotto i suoi passi e quando entrò nella città, tutti gli abitanti furono presi dal panico, come animali in una foresta in fiamme. Krishna stava giocando a scacchi nella sala dell'assemblea reale, quando gli abitanti di Dvaraka si avvicinarono in massa supplicandolo: Signore dei tre mondi, proteggici! Un grande asura di fuoco è apparso all'improvviso e sta per incendiare la città, salvaci! Quando Krishna, che protegge in particolare i suoi devoti, si dice Paritranaya Sadunam Vinashaya Chadushkritam. Paritranaya Sadunam significa lui protegge i suoi devoti, scritto nella Bhagavad Gita.
Quando Krishna, che protegge in particolare i suoi devoti, vide il popolo così turbato per la presenza di quell'essere demoniaco, sorrise e rassicurò tutti dicendo: «Non abbiate paura, vi darò ogni protezione». Dio, la persona suprema, è presente in ogni luogo, nel cuore di ogni essere, ma anche all'esterno, nella forma della manifestazione cosmica. Perciò era consapevole che l'asura di fuoco, il demone di fuoco, era stato creato da Shiva. Afferrò il disco Sudarshan e gli ordinò di agire. Splendente come milioni di soli, ardenti come il fuoco creato per la distruzione del cosmo, il Sudarshan Chakra illuminò con la sua radiosità l'universo intero, la terra e tutto lo spazio, e congelò l'asura di fuoco creato da Shiva. Fermato nella sua avanzata, sconfitto nel tentativo di devastare Dvaraka, il demone tornò sui suoi passi. Rientrato a Varanasi, regno di Kashi Raj, incenerì con un fuoco spaventoso Sudakshina e i sacerdoti che l'avevano assistito nel canto del mantra e nelle pratiche dell'arte nera. Infatti, secondo le regole di quest'arte spiegata nei tantra, se il mantra destinato a uccidere il nemico manca il bersaglio, ritorce la sua potenza distruttrice contro il suo stesso creatore, come un boomerang, no? Questa fu la sorte di Sudakshina e dei sacerdoti che lo aiutarono, e questa è anche la sorte di tutti gli asura che escogitano qualcosa per eliminare Dio, ma finiscono solo col provocare la propria morte. Seguendo l'asura, anche il disco Sudarshan entrò a Varanasi. Questa città aveva goduto a lungo di una grande opulenza e ancora oggi è ricca e famosa e costituisce uno dei centri più importanti dell'India. Ai tempi del re di Kashi vi sorgevano palazzi immensi, edifici per le riunioni, piazze, portici e monumenti. A ogni crocevia si ergevano palchi dove si tenevano letture e conferenze. Imponente era l'edificio della tesoreria, e sulle costruzioni spiccavano bassorilievi raffiguranti teste di elefanti, di cavalli e carri. Numerosi erano anche i magazzini di cereali e i luoghi per la distribuzione del cibo. Varanasi abbondava di tutte queste ricchezze materiali da molto tempo, ma a causa dell'ostilità del re di Kashi e di suo figlio Sudakshina, il Vishnu Chakra, cioè il disco, l'arma di Vishnu, l'arma di Krishna, devastò tutta la città, più di quanto non avrebbe potuto fare un bombardamento moderno. Compiuto il suo dovere, il disco Sudarshan tornò a Dvaraka dal suo signore, Shri Krishna. La storia della distruzione di Varanasi per opera del Sudarshan Chakra è spirituale e di buon augurio. Chiunque la racconti o l'ascolti con fede e attenzione sarà liberato dalle conseguenze delle sue colpe. Questo è ciò che assicurò Shukadeva Goswami a Maharaj Parikshit, a cui narrò questo episodio. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 66esimo capitolo del libro di Krishna, intitolato La liberazione di Pondraka e del re di Kashi. Libro di Krishna, Ki Jai. Srila Prabhupada, Ki Jai. Settimana prossima leggeremo capitolo 67, intitolato La liberazione del gorilla Dvivida. La liberazione del gorilla Dvivida. Sì, Hare Krishna. Auguriamo a tutti quanti una serena serata e notte in coscienza di Krishna, meditando su questo passatempo del Signore Krishna. E ci rivediamo domani mattina con
la lettura e l'analisi di un articolo su Back to Godhead, a meno che non ci sia una lezione di Madhusevita Prabhu in diretta dal villaggio Hare Krishna, in quel caso lì consiglieremo di collegarvi sul sito del villaggio Hare Krishna, nel tempio di Shri Shri Radharaman. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna Bhakta Rosario, Hare Krishna a tutti i devoti in questo momento in linea, a tutti coloro i quali riascolteranno questa lettura del libro di Krishna. Arrivederci.